Credito alle famiglie, un tema estremamente innovativo e di contenuto importante sul mercato domestico e internazionale. Oggi il credito alle famiglie è sempre più un tema citato, le banche e le stesse famiglie, la domanda sta lavorando nella direzione di cercare di trovare una simbiosi per raggiungere una sostenibilità nel medio-lungo termine. Come sapete, il mercato del credito alle famiglie è in continua riduzione, anche le aspettative delle stesse famiglie stanno rapidamente decelerando e rallentando negli ultimi 6-9 mesi. La nostra esperienza ci porta a vedere che il mondo bancario sta lavorando prevalentemente sia in Italia che all'estero su tre grandi dimensioni. La prima è quella del rafforzamento della qualità del portafoglio, che va non solo nell'ottica di estrema attenzione, razionalizzazione, prevenzione nel portafoglio dei crediti, ma anche nel momento della concessione forte selettività, intesa nell'ottica di andare effettivamente a lavorare in modo peculiare e gestionale sulle attività che vanno nell'ottica della concessione. Quindi attenzione alle tipologie di clientela, forte clusterizzazione nella parte di concessione e nella parte di monitoraggio, presenza di analytics forti. Secondo pilastro su cui vediamo che si stanno muovendo in modo estremamente deciso è quello della reingegnerizzazione ed integrazione della filiera del credito dal momento della concessione, quindi dalla rete commerciale, sino alle strutture creditizie coinvolte nella concessione e nel monitoraggio stesso. Questo significa introdurre dei paradigmi che sono tipici del mondo della manifattura, del mondo dell'ingegneria, quindi significa effettivamente affrontare il tema dell'industrializzazione, soprattutto per le famiglie, e per questo perimetro di credito in modo molto consapevole, andando a lavorare su tutte le strutture di back office. Terzo ed ultimo tema, che ha una variabile più di medio-lungo termine, è andare a iniettare una nuova cultura del credito nelle strutture, il che significa affrontare questo tema di conoscenza approfondita del credito a 360 gradi, tema che ovviamente è molto più presente nelle strutture centrali che non in quelle di rete. Quindi sempre più i concetti di accademia del credito, di percorsi strutturati e professionali che vadano a impattare sulle conoscenze e non solo sulle conoscenze, anche sugli obiettivi, vediamo che sono una leva importante per migliorare il rapporto tra banca e consumatore.